Bene, eravamo rimasti con la pizza, se non ricordo male, a Monte Cosaro, no? Che è Sì, questa sì, sì, zona sì. di outlet, questa zona che c'è fra Macerata e Civitanova Marche, queste Esattamente. belle zone che ci sono qua nella regione Marche. C'era la pizza che arrivava praticamente in una confezione da pasticceria, La insomma, mezza pizza, sembra. avevamo inserito la pizza in un contesto di piatti dove le persone sceglievano la pizza e anche altre pietanze che potevano essere o una proteina o una verdura. Questo immediatamente dopo che sei andato via dall'enoteca Le Case, dove sono stato per 15 anni, ho aperto questo mio nuovo format che prevedeva appunto l'utilizzo di questa mezza pizza, che fra l'altro ha riscosso anche molto successo, sono stati premiati Cioè, tu anche come dici format mezza perché dell'anno a Gambero Rosso. era, non era 33 giri, non era un long play, era un 7 pollici, Erano no, poco più di 100 neanche un grammi di. extended play, era un Sì, extended sì, play in sì. effetti, però era tonda. Era minuta, tonda, Ecco. e vabbè, questo perché, come ti dicevo prima, per quello che riguarda poi il consumatore, non tutti sono disposti poi a mangiarsi una pizza intera. E per quello che riguarda noi, non sempre è facile contestualizzare una pizza all'interno di un menù. Oppure, sai, noi cuochi siamo innamorati della pizza, per carità, ma. Poi spesso può capitare che quella vada ad oscurare un po' tutto il resto che tu Beh, sì, vai a preparare in perché cucina, quindi questo qui è stato un modo certo. per poterla inserire. C'è anche da dire poi che in questi nuovi spazi di Macerata non siamo riusciti a replicare il format in quanto poi sono spazi più piccolini. Monte Cosaro, tuttora noi lavoriamo a Monte Cosaro ma per eventi. Sì, perché la location in Sì, effetti si presta di più per quel tipo certo, di. cioè, Sì, quindi è stata mantenuta, quindi c'è cioè, il nome comunque, e poi. signore, te ne ringrazi, Sì, comunque riportato anche dalla guida Michelin, tra l'altro, ecco, assolutamente. l'indirizzo tra l'altro è importantissimo, perché Assolutamente, sì. poi insomma, le stelle Michelin un po' escludono la carte, che invece qui c'è ancora, antipasti, Sì. primi, Assolutamente, secondi, assolutamente. anche il plurale, che secondo è il nome storico Assolutamente. di questo ristorante, che io tra l'altro posso dire che conosco veramente da parecchi decenni, ecco, perché si faceva il militare qui. Sì, Qui c'era c'era l'aeronautica, l'aeronautica. io venni da L'aeronautica militare, zona Collevario. E sì, molti conoscono Macerata appunto per questo che motivo. dopo è finita. Te pensa, io ho odiato e amato e torno ad amare, come vedete, sono ripassato una Macerata perché chiaramente ricordo della Naja, un anno di militare, anche perché io poi Della Naja. Sì, andai a Milano, che feci un mese, però sembra che sia durato un'eternità, ecco, perché ero stato proprio preso quasi da bambino, giovanissimo, ero in console come DJ, ecco, quindi fui catapultato qua. E quindi poi dopo invece scoperto di Macerata con lo Sferisterio, l'Opera Lirica, i suoi ristoranti tra l'altro, ecco, perché si è sempre mangiato molto bene qui a Macerata, questi che adesso sono i però tuoi colleghi, magari. no? Sì, però Perché, magari no? da DJ, però diciamo le discoteche della costa romagnola venivano un po' a mancare, diciamo, Eh sì, come. Sì. diciamo, bene. Quindi, ecco, quindi adesso sei qui da secondo e c'è questa cosa che tu fai a pranzo. Spiegami un attimo, hai un po' invertito. Il pranzo è più formale. Sì, non penso che abbia precedenti È più questo tipo di informale. scelta. Il pranzo no, il pranzo è più formale, il pranzo è più Formale, chic, il pranzo è più chic. chic. La sera più da bisboccia, è più informale. A pranzo manteniamo la nostra storica degustazione che si ispira alla dieta del mezzarro, che oramai è 20 anni che io propongo questo menù che senza volerlo è vegetariano appunto perché una volta si mangiava quello che si aveva, poi nelle feste più importanti, ricordate come si dice da queste parti, si faceva. Anche gli animali di si cucinavano anche gli animali di bassa corte. Vabbè, oltre ad altri piatti che teniamo alla carta. Tu quindi La sera è un'osteria vegetariano. moderna dove togliamo il tovagliato, dove la musica assume dei ritmi più, diciamo, più importanti Guardo il tavolo perché in effetti sotto le sì. tovaglie sono sempre questi tavoli bellissimi che vengono coperti appunto dalle
dalle tovaglie, ma anche per differenziare. Questo perché nella mia visione di cucina vorrei distinguere il pranzo dalla cena. Il pranzo, io ho una visione del pranzo più importante, cioè io gli appuntamenti, quelli da non perdere, li vedo più a pranzo. Certo. La cena certo, io... È vero. A volte anche stare a spiegare un concetto, stare a spiegare un'idea a un commensale che viene da una giornata anche faticosa. La sera nella mia visione proprio di cucina, di ristorazione, la vedo più da bisboccia, c'è poco da fare. Sì. Il pranzo invece lo vedo da appuntamento importante. Nonostante chiaramente la cucina cosiddetta stellata sia più la sera, eccetera, eccetera, ma in realtà, come poi mi diceva proprio il tuo collega ristoratore, diceva, se noi chiudiamo pranzo perdiamo i migliori pranzi, cioè perdiamo le migliori occasioni con degli ospiti, degli artisti anche che vengono, no, in città, e chiaramente insomma bisogna accoglierli, no? Non so, il sindaco con no? un cantante importante, no? Che può capitare, visto che abbiamo lo Sferisterio che è un teatro assolutamente incredibile, e quindi bene, qualche piatto, un piatto che diciamo è rimasto passando da qua vicino, no? Sta via Le Case, sì, con la Stella Michelin, 15 anni. I miei più gettonati rimangono sempre l'Orto nel Piatto, che quest'anno compie i suoi 20 anni. Lo spaghetto all'arrabbiata di erbe, dove c'è questa sequenza progressiva di erbe sempre più pungenti fino ad arrivare all'assenzio. Poi sono tutte le varie intuizioni del momento, i piatti dettati appunto dalla natura che tu hai in quel periodo specifico. Ma perché no? Cioè, strizzo anche molto l'occhio a quella che è la tradizione più radicata, tant'è che c'è una sezione nel nostro menù dove i piatti vengono contraddistinti come piatti del rispetto, dove non solo cercheremo di ripercorrere, di ricalcare i sapori della romana, della nonna Maria piuttosto che della nonna Anna, ma presenteremo anche le pietanze con la stessa profondità, con lo stesso stile, con la stessa dolcezza, con lo stesso amore, non lo posso dire questo qui, però cercando di mettere lo stesso amore con cui loro mettevano le pietanze a tavola. E novità, cosa state facendo adesso con la pasta? All'ora di pranzo proponiamo anche questa pasta da passeggio, essendo in pieno centro a Macerata, proprio accanto alle università. Tiriamo la pasta a mano e vendiamo la pasta da passeggio. Abbiamo appena iniziato. Quindi la pasta dovremmo una tagliatella, uno spaghetto, un tagliolino. Ma molti tortellini, tra l'altro questo mio collaboratore che è Emiliano e tira. E tira tortellini piuttosto che cappelletti. Tortellini, ravioloni, giovedì gnocchi. Facciamo tutto quanto dal vivo, live, davanti alle persone. E loro possono scegliere il formato e noi lo cuciniamo, lo possiamo condire anche con del semplice olio parmigiano. Quindi anche adesso, fra poco. Sì. Ecco. Sì, sì. Quindi a pranzo da secondo e poi la sera magari ci mettiamo un po' più informali. Ecco. Io. Qui in centro a Macerata, da Michele Viaggiola. Grazie Elio.